Ciao, sono io e oggi siamo qui su Project Rise. Continuiamo subito da dove ci eravamo lasciati. Scusatemi se canto, ma mi piace cantare. Devo fare due Insurance Agents. Devo farli per forza. Gli Insurance Agents, questo cos'è? Ah, posso fare un piccolo spazio per due. Per due. Io questo così. E la miseria. E quanto lo devo far grande? Devo incominciare a fare le case. Ma prima voglio fare Insurance Agents. Lo faccio anche qui. E lo faccio anche qui. Perché me ne servono due. Devo mettere due Insurance Office. Quindi vediamo un po'. Che non richiedono neanche niente. 105, 110. Ok, vai con questo. 100 qui. E qua ne metto un altro. Insurance Office. 105. Ok, quindi questo qui dovrebbe darmelo. Appena vanno a costruire questi due ufficetti, dovrei essere a posto. Dovrei essere. O almeno spero di essere a posto. Ok, perfetto. Sapete cosa non ho guardato? Andiamo a velocità 1. Voglio guardare la soddisfazione. Chi è che si lamenta? Questi due si lamentano. Perché? Questo e quello. No, aspetta. Esci di qua. Fammi capire. Perché vi lamentate? Vogliono pagare di meno. Quindi vogliono pagare di meno. Paghiamo di meno. Questo qui. Spostati. Questo qui anche. No, sono scontenti. Perché sono scontenti gli employee? Dinner spot. Vogliono un posto dove fare. Ah, dinner. Questo qui non fa dinner. Devo trovare un dinner. Questo qui l'avrei fatto dinner. Devo mettere un dinner. Perché vogliono mangiare anche alla sera. Vogliono mangiare. Ci sta, medium. Food, ok, devo mettere di medium dinner o restaurant. Devo mettere uno grosso. È uno molto grosso. Qui devo fare un altro piano, devo fare. Scusate, non è che io c'ho questo. Ok, facciamo intanto questo. Hai completato il contratto Basic Office. Ci danno 1000 soldi. Ok, andiamo a vedere qualche altro contrattino da prendere. Cash Awards. Quindi abbiamo ancora Remind Public e c'è Industry Diversification. Cosa vuole questo? E non mi fa vedere cosa vuole però. Ok, loro vogliono 12 uffici medi. Quindi ci pagano 1000 subito e 3000 quando lo completiamo. Prendiamolo allora, dai. Scusa, lo prendiamo? Sì, lo prendiamo. Quindi, questo sarà un po' difficile. Devo fare degli uffici medi. Ma visto che mo facciamo anche. Sì, ci può stare, ci può stare. Quindi, devo solo guadagnare un po' di soldini. Ma io quasi un altro piano lo farei. Un altro pianino. Ok, costruisci così, guarda come te li faccio belli, ci faccio delle cose che sono la fine del mondo. Costruisci qua e costruisci qua, ok. Questi qui penso siano contenti, mi sembrano contentissimi, sono soddisfattissimi, quindi va bene così. Buzz, ok, quando ci lasciano il buzz, ok, buzz, devo avere 25 visitatori a botta. È un po' difficile, perché qua ne ho 10, 9, non ne ho tantissimi. Dobbiamo lavorarci su, dobbiamo lavorarci su questo coso perché sennò è un casino. Fammi capire, io c'è un modo per vedere quante linee del telefono. Tipo l'elettricità 50, l'elettricità devo metterla. Il telefono invece 13, no, il telefono ci sta. Cable TV non lo vuole nessuno. Water, Wada, ok, chiamiamolo così, 40%, no, ci sta, ok, perfetto. Un altro pianino l'abbiamo fatto, dobbiamo mettere Legal Professional. Questo qui lo posso rivedere. Questo devo mettere status Legal Professional. Quindi devo mettere Medium Office. Però devo prima mettere quello là per mangiare, per la cena, perché non c'è. Questo mi fa solo caffè o food. No, mettiamo questo qui grande allora. Non me lo fa piazzare qua perché? Ah, forse perché ancora devono finire di lavorare. Ok, me lo fa mettere da questa parte. Io quasi quasi lo metterei. No, ma qui sapete che cosa c'è un problema? Che questi qua poi vogliono stare in una zona. Vabbè, che poi la facciamo alta densità. Ok, 5.900. Vedete qua ci ho guadagnato qualcosa. Vediamo qui. Fast food dinner. Non ho un dinner. Questi vogliono essere una zona molto trafficata, che comunque faremo. E vogliono anche il trash. Ok, quindi aspetta un attimo. Ma questi qua, io quasi quasi lo rimuovo perché guadagno qualcosina Non serve, non serve. Avete capito? Cioè, se non lo vuole è inutile che lo metto il trash. Voglio vedere se vanno a finire qua. Così lo vado a piazzare subito. Se non lo vogliono è inutile dargli un servizio che non vogliono. Cioè, avete capito? Spero di sì. Spero di sì, però non mi ricordo mai dove stanno i servizi. È sempre così. Mi scordo trash. Trash. Lo mettiamo qui. Tac. Ok, perfetto. Vai così. Quindi il trash funziona. Questi non funzionano. Ma va bene, quindi andiamo a prendere quel dinner perché vogliono mangiare la sera. Vogliono like 310. Va bene, mettiamoci questo.
Ok, perfetto. Quindi questo qui adesso non è una zona ad alta densità, ma lo diventerà presto. Anche perché come fa a diventarlo? O facciamo delle case così, o io la provo a mettere perché comunque non l'ho mai messa. Cazzo, sapete cosa ho sbagliato? Adesso come io lo porto sul cable? Vabbè, lo porto da un'altra parte. Mettiamo questo qui. Vediamo se riesco a portarlo da un'altra parte il cable. Mi serve questo, lo porto qui. Ah, ok, va bene, non va messo sempre sullo stesso piano. Ok, mi preoccupavo, dico, alla fine che mi sono scordato di mettere il cable. Portiamolo da tutte le parti. Ok, poi volevano l'acqua. Water dov'è? Water lì sotto. Un po' un casino. Siamo uno qua, uno qua, uno qua. Ma qui non posso andare su. Quindi devo allargare un po' sto pezzo. Di uno, non di tanto, ma va sempre allargato. Quindi riportiamogli l'acqua, perché quelli là vogliono l'acqua. Acqua, acqua, e poi allunga. Allunga fin qua. Ok, perfetto, abbiamo speso un sacco. Non so cosa voleva, quello ho premuto close. Vabbè, non fa niente. Quindi, stiamo guadagnando 300 al giorno. Abbiamo speso un po', però qua ci posso mettere. Non ci posso mettere niente. Allora, perché me l'hai fatto? Vogliono piccoli, piccoli negozi e una gran varietà di negozietti. Ah, quindi questo qui è una stronzata. Riusciamo a di distruggerlo questo? Fatto una stronzata. Distruggi questo, va? Ok, perfetto. Non posso ancora mettere le casette, perché comunque vogliono un sacco di negozietti, cose del genere. Quindi torniamo con gli uffici. Torniamo con un ufficio bello grande. Dove lo posso piazzare un ufficio bello grande? Da nessuna parte. Qua ci sono i dinner, i negozietti. Mettiamo gli uffici piccoli, allora. Un ufficio piccolo qua e un ufficio piccolo qua. Guarda, meglio di così. Legal professional. Legal office. Mettiamoci questo, ok. Vediamo se mi conta questo Legal Office come sistema. Vediamo se ci sta. Vediamo se me lo dà come. Se è buono anche per questo industry diversification. Però non credo perché mi diceva medium. Vedete qua, non va, non va. Ah no, invece va, Creative Professional. Ah no, questo qui è quello che ci ho messo prima. Ok, allora qui ci mettiamo Legal Office 0, qua ce n'ho 3. Mettiamoci anche questo, vai, vai così. Controlliamo l'elettricità sempre, i telefoni ci sta. L'elettricità è quasi quasi l'elettricità, dobbiamo metterne un'altra. Ma con calma, con calma. Quindi sapete cosa possiamo fare? O allarghiamo qua? Ma non posso neanche allargare perché ci ho messo quel cazzo di coso. Qui non posso neanche allargare. Mi trovo sempre con questi piccoli ufficetti, guarda. Mettiamoci questi qua piccolini, uno piccolo qua, uno qua, uno qua, uno qua. Ok, così. Toh. Guarda che bello, facciamo un po' di traffico in questa zona. Mettiamoci questi, quindi non se ne parla più. Prendiamoli tutti, perché tanto qui dobbiamo prenderli tutti e ce l'abbiamo. La corrente arriva lì, aspettate un attimo che mi sono scordato. No, la corrente arriva dappertutto. Ok, quindi esci di qua, poi riprendiamoci tutto. Ma adesso non c'è più nessuno che vuole venire, questi due sono inutilizzati. Purtroppo funziona così, funziona. Devo stare attento alla corrente. Io la corrente ne metterei un altro. Mettiamolo un altro di corrente, va. Un altro che me ne dà quanto? 10. 2,50. Questo costa 3 volte, però mi dà 5 volte la potenza. Allora mettiamo questo. Mettiamolo qui e non se ne parla più. Ok, così abbiamo tutta l'energia che ci serve. Qui è bello, bello sistemato. C'ho pochi soldi. C'ho pochi soldini. Sapete che c'ho pochi soldini? Come potrei fare per aumentare? Guarda questo, 19. Qui durante il giorno vengono 19 persone. Mi manca poco per arrivare a 25. Devo fare un nuovo piano. Devo fare un nuovo piano. Per forza devo fare un nuovo piano. E lo faccio di qua a qua. Così, ok. E poi ci metto gli ascensori. Uno qui e uno qui. Qua voglio fare un ufficio grande. Voglio fare che mi vada a creare un po' di interfaccia. Ah, qui è dinner. Quindi questo lavora solo di. No, scusi, l'ho chiamato dinner. Non va bene. Fammi vedere la soddisfazione. Questi sono soddisfattissimi. Questo non è soddisfatto. C'è troppo rumore. Ah, cazzo. Perché c'è questo. Ma se io ti abbasso un po' il prezzo? Ok. Quindi se ti abbassi il prezzo al 75% sei contento. Mi va bene così, tanto i soldi ce li ho. Ok, chiudimi questa griglia. Ok, andiamo così. Purtroppo paghi un po' di meno, hai un servizio minore. Ci può stare, ci può stare. Purtroppo funziona così, funziona. Quindi, mo prendiamo altri ufficetti qua. Ok, questo qui vuole la linea telefonica. Mi ero scordato di guardare. Quindi portiamogli la linea telefonica. Quindi mettiamo questo, lo mettiamo fin qua. Ok. Quante linee telefoniche ho ancora rimaste?
14, no, ok. Vorrei un sistema che mi faccia un po' vedere quello, quante linee ho, quanta capacità ho, non so se c'è. No, questo qui forse sapete dove si può vedere? Nel computer. Budget service report. No. Invece sì, guarda. Due chiamate hanno sempre fatto successo. Successo 1, ok, però non è quello che sto cercando. Questi sono utilities. Ah, ok, utilities, guardate qua. Elettricità disponibile 100, usata 49, ok. Quindi ho trovato questa qua che mi serviva tantissimo. Perfetto, ok, status, ok, perfetto. Quindi quella là mi serviva tantissimo. Proviamo a mettere uno di questi qua grandi. Medium office. Oppure no, questo qui non vogliono. Tiny Studio Apartment. Quanto è grande? Ma è grande sto cazzo di coso. Qui possiamo crescere tantissimo, però non so se ci conviene crescere così in alto o allargarci. È sempre un problema. Allora, intanto mettiamo questo edificio qua grosso. O questo, oppure che cosa? Mettiamo questo per forza, dai. Medium office, perché dobbiamo farlo. Ok, vediamo qua. Legal. Creative Legal Office. Non vogliono venire. Perché vogliono una grande varietà di ristoranti medi. Di gran bastardi, oh. Mi fanno costruire le cose e poi non vengono. Ma no, questi qua invece vogliono venire. Creative as. Ok, questi qua vogliono un telefono. Non vogliono disturbi, però. Insomma, non è che posso fare il mago io. Mettilo qui e vaffanculo. Ok, costruiamo. Quindi ho speso 9.000, ho guadagnato 4.000. Stiamo spendendo tanto, eh. Dobbiamo darci un attimo una calmata. Questi punti qua non mi ricordo. Questi qua sono i punti qua, 72 disponibili, 133. Non mi ricordo come si spendono questi. Ah, ecco come si spendono. Trony address. Costa 50 base, mi dà che cosa? Piccoli appartamenti, infrastrutture. Ah, ecco cosa servono i base. Io questi qua se li spendo. Io ho un sacco di infrastrutture. Quindi il costo di ogni infrastruttura mi viene a costare il 50% in meno, e quindi hai un numero di visitatori più elevato. Sapete che posso farne uno di questo? Qua mi costa di meno l'elettricità e l'acqua. Qua mi costa di meno la pittura, coat paint. Va bene, e questo it's steel. Building floor more cheaply. Ah, questo potrebbe essere interessante, perché così ogni cosa. Però facciamo il primo, dai. Proviamolo. Che cosa vuol dire? Campaign launch. Ah, per 23 ore non posso fare più niente. Ok, quindi. Ah, però non dura per sempre allora. Io pensavo durasse per sempre, durasse. Ok, fermo un attimo. Qui manca il telefono. Bene, manca sempre qualcosa, manca. Perché manca sempre qualcosa in questo mondo di ladri? Lo piazzerei anche qui a metà. Poi colleghiamo questo qui. Colleghiamo anche il telefono, perché lo vogliono. Però il telefono non me lo fa collegare. Mi basta fare così e poi lo porto qui. Ok, perfetto. Mi costa un po', però lo devo fare, lo devo fare. Quindi questi qua adesso c'hanno tutto. L'aria è troppo rumorosa. Ho capito, non è che posso fare il mago. Sapete che faccio? Io abbasso il prezzo così non rompono le palle. Si lamentano sempre, si lamentano. E che cos'è? Per un cazzo. Cioè, vogliono mangiare, ma non vogliono avere l'aria rumorosa. E allora dimmi tu quello che vuoi fare. Bello mio. Ok, perfetto. Quindi, penso che la corrente. Sì, dai, c'è. Dov'è la corrente? Questa. 51. 51%. Ok, perfetto. Qua non ci posso mettere niente perché non c'è nessuno. Legal office. No, non c'è nessuno che vuole venire da noi. Abbiamo preso tutti, abbiamo preso. Ok, perfetto. Sapete cosa voglio provare invece? Questo qui. Space for tiny studio apartment. Mettiamolo qui, vediamo che cosa succede. E c'è qualcuno che vuole venire. Simple home for. Ah, quindi sono tipo degli appartamenti. Però non chiamava appartamenti. Tiny studio apartment. Quindi è tipo gli appartamenti. Tipo come ce l'ha su Real Power. Un appartamento dove lui anche lavora. Ecco, sì, ci sta. Basic vuole prefer upper e vuole anche il trash. Questo qui lo potrei fare. Facciamo questo, però vuole il trash. Quindi andiamo a costruire subito sto cazzo di coso qui.
Qui purtroppo costa tanto costruire. E vuole il trash. Trash, dove si trovava il trash? Questo, e lo mettiamo qui. Ok, quindi va la spazzatura la va a buttare lì. Ci sta. Come funziona un po' in America, tipo, no, in Italia non ci sono queste cose qua. Qui non posso mettere veramente nessuno. L'ho presi tutti, l'ho presi. Dobbiamo fare. Oh là, c'è un problema. Vuole l'acqua. Sta cazzo di acqua. Io l'acqua dove ce l'ho? Ce l'ho lì. Quindi, costruendo qualcosa dove? Qui. Mannaggia a me, mannaggia, quando vado a esaurirmi con gli spazi. Allora, mettiamo questo qui, vai. Poi prendiamo l'acqua e la portiamo lì. Portiamo l'acqua qui e poi la colleghiamo così. È anche difficile andare a fare tutto, eh. Fammi vedere, che problemi c'hai? Non c'ha la corrente. Come non c'ha la corrente? Non c'ha la corrente veramente. Ok, mo dovrebbe essere. E quindi tipo, vedete qua. Un appartamento studio, una stanza studio, quelle cose così da universitario, una cosa del genere, una casetta tipo quelli là di Surreal Power, cose del genere, questo qui, da qui, così, non fa niente, non mi sembra che stia lavorando, comunque. Vabbè, comunque se lui sta contento, va bene così. Quindi sono tutti contenti, no, non sono tutti contenti, non è vero. Più uno di influenza, però c'è un sacco di verde, rosso non ne vedo, rosso da dire, no, sta bene. Quindi va bene così, dai. Va bene così. Soddisfazione, profitti. No, profitti un cazzo. Questi qua non stanno facendo profitti. Non abbiamo fatto profitto ieri. Però sono soddisfatti, cazzi loro. Se non viene nessuno, sono fatti vostri. Ok, quindi chiudi questo. Va bene. Allora, noi ci fermiamo qui. Ci vediamo nella prossima puntata. Sempre qui. Ricordatevi che non ci ho anticipato, è una beta che ho avuto. Quindi il gioco deve uscire. Deve uscire quest'estate. Secondo me è molto carino. Sto fatto qui di avere un SimCity, un City Skyline in un palazzo in pratica. È sempre gestionale. A me piacciono i gestionali, è più forte di me. Ho speso un po' di più ieri, va bene, ma non fa niente. Poi dobbiamo fare. Ci sono questi obiettivi. Il gioco probabilmente quando uscirà ci sarà anche in italiano. Sono molto contento di questo. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre qui su Project Aegris. Ciao!